Amici e amiche di Pitteicon, un caro saluto. Siamo qui per il consueto appuntamento quotidiano nell'illustrare brevemente le stampe che ci acquistano, con una stampa veramente particolare. Questa stampa è ricavata da un manoscritto, il manoscritto Voynich. Il manoscritto Voynich prende il nome da un mercante di libri d'arte, ovviamente, Wilfred Voynich, che ritrovò questo manoscritto nel 1912. Perché diventò celebre? Perché il manoscritto è indecifrabile. Quindi, non mi dilungherò su tutte le vicissitudini e le storie perché non è questa la sede, però vi basti sapere che questo manoscritto, che pare realizzato da un convento di suore, non è compilato e scritto con alcun alfabeto conosciuto. Sembrerebbe come quei giochi di bambini che non sanno scrivere, che fanno degli scarabocchi, delle lettere, ma in realtà non c'è nessun significato. E quindi ci hanno provato tutti, ci hanno provato in molti, avevano anche ipotizzato che fosse uno scherzo fatto dal Voynich o da qualcun altro, per cui avevano confezionato un finto antico scrivendolo in questo modo, tipo, per chi lo conosce, il codice Serafini, che è di un signore tuttora vivente che ha usato un po' lo stesso sistema, un alfabeto inesistente, ma esperimenti, prove, analisi sulla carta dicono che è proprio del 1400. Quindi, se di scherzo si tratta, è uno scherzo del 1400. Ogni tanto qualcuno grida Eureka e dice ho trovato, ho tradotto, e poi si scopre che non corrisponde, che non è vero e che non c'è alcuna connessione possibile tra quello che dicono e gli scritti che vengono simulati così bene in questo manoscritto. Il manoscritto ovviamente ha anche invece delle bellissime figure. Le figure si capiscono e quindi non hanno bisogno di traduzione, le immagini sono un linguaggio mondiale e sono anche molto belle, danno quel sapore di codice miniato che all'epoca andava molto in voga. Quindi, che sia significante o meno, che abbia un significato oppure no, godiamoci le belle immagini del manoscritto Voynich su una carta che è realizzata ancora oggi come secoli fa, la carta a mano di Amalfi, e che noi abbiamo trovato il modo di stampare per riprodurre le immagini più belle del mondo, quelle che sono relative ai capolavori dell'arte, perché è importante circondarsi di bellezza, perché se entra gioia dei vostri occhi, entrerà gioia anche nella vostra vita. Dopo questo aforisma, che magari me lo scrivo se non me lo dimentico, vi chiedo di condividere questo video se vi è piaciuto, balbetto ogni tanto come Mosè, e mettere like in modo che possa trovare un pubblico più vasto. Io vi do appuntamento alla prossima stampa Pitteicon, che magari è la vostra.